Oggi siamo qui a Valle Foglia e questo incontro fa parte di una serie di incontri che come assessore al lavoro e alla formazione professionale insieme ai dirigenti del mio settore facciamo sul territorio di tutte le Marche. Noi siamo qui a parlare di come intendiamo mettere in campo i fondi europei che abbiamo a disposizione per quel che riguarda la formazione e per quel che riguarda anche l'aiuto alle imprese per le assunzioni, per le stabilizzazioni, ma più che altro vogliamo ascoltare in particolar modo proprio le esigenze delle imprese, le esigenze che hanno loro nel coprire i posti di lavoro vacanti, le professionalità che gli mancano, come meglio da parte nostra indirizzare fondi per la formazione per portare avanti quelle figure che effettivamente servono alle imprese, perché altrimenti si rischia di mettere in campo corsi di formazione creando delle professionalità che però non sono quelle che le imprese, delle quali le imprese necessitano. Infatti oggi la cosa che salta all'occhio, e girando le Marche me ne rendo conto, sono tante persone in cerca di lavoro che hanno difficoltà a trovarlo, tante imprese che hanno bisogno di personale e non lo trovano, quindi vuol dire che chi è in cerca di lavoro non ha quella professionalità che alle imprese serve. Noi dobbiamo ricercare, quindi intercettare quelle esigenze e formare le persone per poter poi essere inserite all'interno delle imprese. Oltretutto ci sono anche dei bandi in uscita proprio in queste ore che garantiscono formazione professionale ma garantiscono anche occupazione certa alla fine del percorso, e è un modo anche per informare tutto il mondo imprenditoriale, associativo e sindacale qui presente di questa opportunità della quale magari non sono a conoscenza, ed è giusto che invece ne abbiano concretezza in modo da poter mettere in campo anche delle proposte.